Eva, accomodati. Come va? Tutto ok. Tutto ok? Ah, vedi? Ma pensa che sogno che ho fatto stanotte a proposito di come va. Cioè? Tutto... Mi ero sognata che mi ero fidanzata con Albano. Ah, pensavo con Raul, mi ero spaventata. No, non con Raul, Albano, va con bene, Albano. Va bene. Fidanzati con Raul. Oh, veramente. Com'è stato? Era bello, era bello. No, credo jet lag, sai. Tu ti sei svegliata a che ora stamattina? Presto, tra molto. L'altro non sapevo che c'era il cambio orario. Ah no? No. Ieri ho fatto pure un po' tardi. Abbiamo fatto un'uscita di fidanzatini così. Ah, tu e Raul? Io e Raul e quindi... E dove siete andati di bello? Siamo andati a camminare per Roma, abbiamo bevuto uno spritz in più del solito e siamo andati vedi? A... Ah, vedi che bello però, come fidanzatini. Sì. E le bambine? Erano a casa, siamo tornati da loro e questa mattina, tra l'altro, c'ho l'una che inizia a avere tutti gli incubi, no? Perché quanto c'ha adesso? C'ha 3 anni. E quindi ha paura, quindi... La paura quando è da sola, quando non vede mamma e papà. Quindi ultimamente da un mesetto, 2 mesetti... E con noi viene a letto, quindi dormiamo in 3. Ma è vero che dormite tutti assieme? Anche tutti con l'altra? Chi? No, tutti e 4, noi 2 bambine. Sì, abbiamo 2. È vero che dormite tutte assieme? Oddio, Mara, ogni tanto pure noi da soli, se no, scusa. Va bene condividere con le bambine, ma... ogni tanto, dai. Allora, tu sai... che io voglio molto bene a Raul, io voglio molto bene perché ci conosciamo da tantissimo tempo. La prima intervista lui l'ha fatta con me in una mia vecchia Domenica Inn e lui era timidissimo. Mi ricordo che lui doveva venire a promuovere una fiction sulla vita dei fratelli Abbagnali. E lui venne e rimase bloccato, cioè lui non riusciva ad andare avanti. Allora io con tanta... lo capivo perché quanto anch'io... Quanto tempo fa questo, tanto? Parliamo forse la mia prima Domenica Inn. La mia prima Domenica Inn, 92-93, era quell'anno lì, per cui davvero tanti anni. Però era la sua prima intervista, per cui lui era veramente bloccato e poi pian piano si è sciolto e abbiamo fatto una bellissima intervista e devo dire che da allora... ci siamo voluti bene. So anche che lui, lo so, lui ecco, mi parla sempre di Mara. Sono un po' gelosa, devo dire. No, amore, sono la zia. Mara di là. Magari se ci fosse la Baroni direbbe, ti piacerebbe. Allora, un bacio a Raul. Ciao Raul, grazie della foto e grazie del messaggio che mi hai mandato, perché mi ha mandato mezz'ora ti fa. Ti dico che sono gelosa. Ma che amore. Ma magari! No, mi ha mandato una foto sua con le vostre bambine e ci stanno guardando. Salutalo pure tu però. Sì, io gli mando un bacio a tutti e 3. Mi mancano già, sono 2 o 3 ore che sto senza di loro, mi manca qualcosa. Vabbè, facciamo un'intervista all'ora di corsa, dai. Vediamo questo filmato, Rossio mamma. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande, ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano. Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura. A te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. Bello, eh? Vederti così nel ruolo di mamma, perché tutto è accaduto abbastanza velocemente, no? Nella tua vita, l'incontro con Raul,
all'inizio questo amore non è stato un amore facile, tu eri molto giovane, però hai voluto fortemente che questa storia d'amore potesse continuare. Sai che, Mara, che non sono stata neanche io a volerlo, è stato il mio cuore che ha stato forte, determinato, deciso, e secondo me contro quello non puoi fare niente, no? Quindi in maniera naturale sono capitate delle cose che erano anche difficili controllare, ecco. E quindi anche loro sono nate, le bambine, ti dico la verità, quando l'ho scoperto mi sono sempre cagata sotto. Beh, ecco. Perché? È chiarissimo, Rocio. Bravo. È chiarissimo. Poi invece... Adesso loro sono la mia ragione di vivere, sono... cioè non ricordo più la mia vita prima di loro. È qualcosa di... cioè un regalo dall'alto che... sono due angeli, non ti saprei dire, sono una parte di me loro. Ma tu che mamma sei? Sono una mamma un po' hippie. Sono una mamma che crede molto nei sentimenti, io le bacio, li abbraccio, anche troppo, gioco tantissimo con loro. E a volte arrivano le 10:30 di sera e noi stiamo ancora a saltare sul letto, infatti lì arriva Raul che dice, ah belle, è a tardi, letto. A letto. A lui è più severo di te lui come papà. Lui è più severo, io sono un pochino più, boh, non lo so. È che ti dico, loro hanno arricchito talmente tanto la mia vita che mi godo loro tanto, cioè non so quanto io dia loro, come loro danno.